problema che spesso viene sollecitato dai matematici è il rapporto tra la matematica e la poesia. Per illustrare questo rapporto, matematica e poesia, scienza e poesia, scienza e letteratura, per illustrare questo rapporto io ho riportato, nelle fotocopie è un testo più ampio, non lo leggerò perché è molto lungo, ma lo volevo citare per riflettere con voi su questo esempio, un testo tratto da un volume che ha avuto un certo successo, Racconti matematici, pubblicato qualche anno fa dalla casa editrice Einaudi. Il testo è un racconto molto bello, devo dire, di Daniele del Giudice, è uno degli scrittori che più si è accostato al mondo della scienza. Lui ha esordito con un romanzo, Atlante occidentale, che si svolgeva al CERN di Ginevra, che aveva come luogo di centro, diciamo, di attrazione delle vicende, il CERN di Ginevra. E in questo racconto, che è intitolato Fuga, con un gioco di parole, Daniele del Giudice racconta appunto la fuga di un ragazzino napoletano inseguito da un camorrista in una vicenda che, insomma, un po' evoca ambienti e situazioni che sono in questo momento molto in voga, no? Ne sentiamo spesso parlare. Questo ragazzino scappa e si trova casualmente, cade casualmente, inciampando, si trova nel cosiddetto cimitero dei poveri di Napoli, costruito dall'architetto fiorentino Ferdinando Fuga. Quindi c'è il gioco di parole tra la fuga del ragazzo e il Fuga, cioè il cognome dell'architetto fiorentino. È un luogo che rappresenta emblematicamente lo spirito illuministico, cioè la costruzione di un luogo da parte del re, prima Carlo III e poi Ferdinando di Borbone, un luogo appunto adatto alla sepoltura dei cittadini più poveri della Napoli settecentesca, quindi secondo un criterio, un ideale illuministico anche di architettura civile. Allora, quello che fa Daniele del Giudice è descrivere in maniera molto dettagliata questo luogo, però nonostante l'abilità e la fascinosità del racconto, perché il racconto è molto bello, vi invito a leggerlo, io non sono riuscito bene a capire come fosse costruito questo cimitero, e l'ho capito soltanto guardando le immagini. Ve le faccio vedere rapidamente, poi vi lascerò anche che sono la realizzazione grafica di quello che Del Giudice descrive, ripeto, con grande abilità linguistica dal punto di vista nel suo racconto. Questo per dire che molto spesso, quasi sempre nel testo scientifico, la spiegazione verbale si accompagna non soltanto alla rappresentazione simbolica, ma anche a una rappresentazione grafica, visiva, che è consustanziale, è essenziale a una buona comunicazione del testo scientifico, e che il testo letterario, per quanto raffinato, per quanto elegante, non riesce a rendere completamente, non riesce a rendere fino in fondo la complessità delle descrizioni matematiche. E questo concetto della bellezza della matematica, qualcosa che su cui i matematici insistono molto, per esempio il grande matematico svizzero Borella ha scritto: la matematica è una poesia di idee, mentre invece un pochino più concreta è l'affermazione di Einstein. È un punto che viene spesso, ripeto, sollevato dagli scienziati, dai matematici, la bellezza anche estetica della matematica, ma è qualcosa che io ancora, francamente, dopo molti anni che mi occupo per mia incapacità, non perché sia così, ma insomma in assoluto, non riesco ancora a decifrare, non riesco ancora a cogliere questa bellezza, forse perché questa bellezza è difficilmente comunicabile. Facciamo un esempio attraverso una formula. Io ho approfittato di due recenti interventi pubblicati nel bollettino della Crusca, La Crusca per voi, da un illustre matematico, Franco Favilli, e da una delle più importanti studiose della lingua scientifica in Italia, cioè Maria Luisa Altieri Biagi, che si sono occupati, entrambi da punti di vista diversi, della rapporto tra lingua verbale, lingua comune e lingua matematica. Favilli partiva proprio dalla considerazione: è necessario che il matematico parli in maniera difficile? È chiaro che il matematico deve parlare in maniera precisa, ma la domanda è proprio sempre necessariamente precisione significa necessariamente difficoltà? L'esempio che fa Favilli è quello di questa formula matematica che trovate anche nelle vostre fotocopie, che io ho fatto un po' fatica a ricopiare, per cui ho dovuto scannerizzarla alla fine. Ero riuscito a usare il sistema con Word dei simboli matematici, ma poi non me lo copiava sul... insomma, questo è tanto per dire che c'è comunque una difficoltà anche tecnica nel manipolare questi strumenti per un non matematico, per un non scienziato. Comunque la formula è quella che vedete su, e sotto c'è la spiegazione in lingua normale, diciamo così, cioè attraverso dei sistemi linguistici, gli strumenti linguistici della lingua comune. È evidente in questo confronto che la formula matematica è molto più lineare, è molto più semplice e potremmo dire anche molto più bella. Peccato che per un profano sia necessario non soltanto la conoscenza dei singoli simboli che fanno parte di questo codice, perché questa conoscenza è una conoscenza che bene o male si riesce ad acquisire senza uno sforzo particolare. Quello che è molto più difficile acquisire e che, come scrive poi Favilli, e lo cito più avanti, è fondamentale per l'approccio a queste materie, è la sedimentazione di competenze che, partendo da quelle fondamentali, da quelle elementari, che costruiscono un percorso di conoscenze tale da consentire allo studioso, allo studente e poi allo studioso di leggere facilmente una formula di questo tipo. Cioè, in fondo anche la sua realizzazione scritta è oscura per il profano, chi non abbia competenze tecniche di matematica. Esercizio esattamente opposto è quello che fa Maria Luisa Altieri Biagi nell'articolo che compare appena prima sulla Crusca per voi, e cioè Maria Luisa Altieri Biagi parte da un testo non matematico, da un testo giuridico addirittura, e cioè il calcolo del trattamento di quiescenza, che vedete riprodotto qui e anche nelle fotocopie naturalmente, e da quello ricava, attraverso una semplice, questa effettivamente molto più semplice di quella che abbiamo visto prima, una semplice riduzione in simboli, per cui A, stipendio previsto per il regime a tempo definito, B, stipendio previsto per il regime a tempo pieno, e così via, lo riduce a una formula e conclude: ora tutti gli interessati potranno calcolare il loro trattamento di quiescenza. Non è che la formula dica qualche cosa che il testo in lingua non diceva, l'informazione è la stessa, ma il linguaggio matematico è più sintetico, evidente e universale di quello verbale. Quindi la conclusione è: la bellezza di questo linguaggio sta, secondo me, come scrivono anche spesso i matematici, sta nella sinteticità. Ricordate quello che dicevamo prima a proposito della riducibilità del linguaggio delle scienze dure, quello che scriveva De Mauro, no? Capacità di ridurre al massimo, agli elementi più semplici il ragionamento, in modo che sia il più possibile semplice e denso, sintetico, evidente e universale. Poi su questo concetto dell'universalità ritornerò fra poco. La durezza della matematica, si potrebbe dire, consiste quindi in almeno due elementi: l'alto grado di riducibilità interna e, ho scritto io, perdonatemi quest'uso metaforico un po' anche abbastanza dozzinale, l'alto grado di viscosità delle informazioni. È quello che cercavo di dire prima, e cioè la conoscenza progredisce per graduale accumulo di informazioni, tra loro a tal punto strettamente correlate che qualsiasi interruzione di questa continuità impedisce il procedere nel ragionamento. Che cosa vorrei dire con questa frase? Che per arrivare a leggere una formula come quella che abbiamo visto prima di Favilli, non solo non basta avere la conoscenza dei simboli, ma occorre una progressiva acquisizione di concetti che non vanno mai dimenticati. E questa è la grossa differenza rispetto alle scienze cosiddette morbide. Noi possiamo studiare la storia dei Fenici, o la storia degli Arabi, o la storia di Federico Grande di Prussia, e al limite anche ignorare quello che è successo prima o quello che verrà dopo, e tutto sommato capiamo lo stesso, non abbiamo grandi difficoltà a seguire il ragionamento. Viceversa, se noi vogliamo capire che cos'è un integrale, che cos'è un limite, che cos'è una formula fisica, non possiamo ignorare tutte le conoscenze essenziali, le conoscenze di base, che sono i mattoni su cui si costruisce un percorso completo di conoscenza della matematica. E qui forse un primo spunto operativo, didattico, che mi viene in mente, naturalmente io non sono, e non sarei neanche in grado, non sono un matematico, né ho competenze di didattica della matematica specifiche, però credo che proprio qui sia uno dei problemi più grossi che affronta il docente di matematica a tutti i livelli del percorso scolastico, dalla scuola primaria fino alla scuola superiore e poi all'università, e cioè la capacità di riaccendere nello studente delle conoscenze che magari erano sopite o erano rimaste ferme a certi livelli, non si erano sviluppate, non si erano riallenate. Quindi nel recuperare una serie di informazioni e di conoscenze che sono essenziali proprio per il procedimento logico, concettuale. Leggo, e sono nelle fotocopie ma non sono nelle diapositive se non sbaglio, leggo alcune osservazioni che fa, a pagina 4 delle fotocopie, alcune osservazioni che fa ancora Franco Favilli. Il linguaggio matematico sciolto in parole appare come un intreccio costante di due codici, quello linguistico naturale e quello simbolico. L'uso di un codice simbolico richiede un continuo riconoscimento e un'interpretazione del significato dei simboli, una loro trasformazione in una espressione del linguaggio verbale e l'inserimento e il raccordo di questa espressione con il resto della frase, in cui si fa uso invece del codice linguistico. Quindi, in questa definizione, che è molto densa, insisto sull'elemento dell'alto grado di formalismo, cioè la possibilità, attraverso un codice formale, di avere uno strumento di sintesi che consente di ragionare in modo preciso ed efficace su oggetti mentali, su astrazioni, non su oggetti concreti. E anche questo è un problema difficile da concepire per lo studente, soprattutto per il bambino delle scuole primarie, ma credo anche per lo studente più maturo, più grande. Scrive ancora Favilli più avanti: alle stesse lettere greche, tornando a quella formula che abbiamo visto prima, delta ed epsilon, il lettore dovrà attribuire un significato simbolico che va al di là della mera rappresentazione di una quantità numerica. Anche qui mi sembrano queste parole particolarmente importanti e ci vorrei soffermarmici un momento, e cioè Favilli scrive: alle lettere delta ed eta il lettore deve attribuire un significato simbolico che va oltre la mera rappresentazione di una quantità numerica. E questa è una difficoltà molto difficile da superare, un ostacolo molto difficile da superare nella didattica della matematica, almeno questo è quello che dicono, ripeto, non lo dico io, ma lo dicono docenti di matematica. Cito un articolo pubblicato in una raccolta recente del 2011 curata da Silvia Sbaragli e citata in bibliografia. Cito un contributo di una studiosa di matematica, immagino, che è docente nelle scuole, che ha un cognome russo, Asenova o Asenova, e che scrive: la nominalizzazione è un'altra difficoltà con la quale ci si scontra quando si ha lo scopo di generalizzare e si intende sfruttare l'algebra per indagare o dimostrare. Il fatto di poter usare lettere al posto di quantità note è stato già interiorizzato dai ragazzi. Ricordate quello che scrive Favilli, no? Lettere non soltanto quantità o numeri, ma capire come si devono scegliere le lettere per esprimere la relazione tra gli oggetti in questione significa aver interpretato correttamente tale legame ed essere in grado di usare in maniera corretta il simbolismo operativo. Ci sta dicendo questa docente di matematica che non basta capire che le lettere possono essere associate a quantità numeriche, bisogna capire anche come sceglierle per usarle in modo operativamente funzionale. Torno e concludo alle parole di Favilli, e concludo la citazione. Questa definizione del linguaggio matematico, quella che ha dato prima Favilli, esemplifica così chiaramente una delle peculiarità del linguaggio matematico, che scaturisce dalla struttura logico-deduttiva dello sviluppo della disciplina stessa. Due punti. La continua e costante necessità per la comprensione di un qualunque messaggio di riferirsi a nozioni e concetti precedentemente introdotti. La continua, rileggo, e costante necessità per la comprensione di un qualunque messaggio di riferirsi a nozioni e concetti precedentemente introdotti. Quindi il recupero continuo di conoscenze pregresse che sono presenti, devono essere presenti alla mente dello studente in ogni momento del suo approccio con la materia.